Come ultima operazione di fine anno, dobbiamo anche rivedere tutta la parte delle agevolazioni. Quindi, per essere più agevoli in questa operazione, possiamo agire in seguente modo. In pratica, andiamo a prendere tutte le agevolazioni, quindi gli sconti di fascia B e di fascia C dello scorso anno, selezionandoli, e li andiamo a mettere tutti in fascia A. In questa maniera poi andremo ad assegnare l'agevolazione solo lì dove serve e solo a chi avrà presentato. Allora, Roberta, la tua segretaria. In questa maniera adesso possiamo andare a controllare, Io abbiamo terminato la modifica delle fasce e adesso, come vediamo, sono tutte in fascia A.